Articolo 32, ben trovati. Questa è l'ultima puntata del ciclo di trasmissioni che Roma 1 quest'anno ha voluto dedicare ai casi di malasanità e al diritto di ognuno di essere curato, come recita la nostra Costituzione. Ad aiutarci in questo percorso sono stati tanti i casi di cui abbiamo parlato, anche con i familiari delle vittime, Osservatorio Sanità. Ben trovato nei nostri Grazie. Studi, avvocato Francesco Lauri, presidente di Osservatorio Sanità. E sono state tante le questioni di cui abbiamo parlato, sia casi specifici ma anche temi importanti che riguardano la sanità. I nostri telespettatori hanno imparato a conoscervi, ma ricordiamo che cosa fa Osservatorio Sanità. Osservatorio Sanità è un'associazione che ha come scopo principale quello di assistere vittime di evidenti errori medici. È un'attività che svolgiamo nella più assoluta trasparenza e appunto oggettività, come dicevo prima, no? Ovvero andiamo ad analizzare, i nostri consulenti analizzano nel dettaglio le segnalazioni che arrivano, la documentazione a supporto delle segnalazioni. E solo nel momento in cui si individua una responsabilità evidente appunto a carico di operatori sanitari o di strutture, si dà seguito a un'attività volta all'ottenimento di un ristoro dei danni, un risarcimento, in linea generale insomma a far sì che l'errore emerga anche all'interno della struttura sanitaria e vengano presi gli opportuni provvedimenti. Diciamo che, come dico spesso, è un'attività la nostra sì in favore del cittadino, ma anche e soprattutto di garanzia della classe medica stessa, perché una... Intanto, scusi, la interrompo, stiamo vedendo le immagini della vostra sede, dov'è che... Siamo in via Romeo Romei, sopra il Tribunale Penale di Roma, sulla piazza di Clodio. Via Romeo Romei è una strada molto bella alberata che porta verso Monte Mario. Quindi dicevo appunto è un'attività anche di garanzia per il medico. Sono più le segnalazioni che non sfociano in una denuncia perché non sono supportate da effettivi errori medici che quelle che invece appunto si traducono in un'attività giudiziaria o stragiudiziaria. E appunto l'impegno anche nei confronti di riverso nei confronti di chi ritiene di aver subito un danno, ma che in realtà non ha subito alcun danno. C'è una percezione che magari nasce dal cattivo rapporto che si è instaurato col medico, ma che in realtà non corrisponde poi a un vero e proprio errore. Ecco, diciamo che l'impegno da parte nostra è quello di dissuadere, se mi si può passare il termine, il cittadino dall'intraprendere azioni che sarebbero temerarie da un lato e dall'altro porterebbero un medico che non ha sbagliato a dover sostenere spese e stress di un processo ingiusto. Ecco, questo è, ci tenevo a dirlo perché devo dire che nel corso degli anni sono state più un'attenzione sempre più crescente proprio all'operato dei medici che in linea di principio vanno preservati, non attaccati. Certo, quando sbagliano è giusto che vadano puniti. Nel corso della trasmissione, l'abbiamo detto, abbiamo seguito vari casi di errori medici o presunti tali. In particolare in questa sede, in chiusura della trasmissione, vogliamo seguire alcuni casi e la loro evoluzione. Allora, il 1° dicembre abbiamo aperto con il caso Martinelli. In studio ha parlato la figlia Carla Martinelli, c'erano anche Nicandro Bucceri e Benedetto Fucci, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori medici e disavanzi sanitari. Allora, vediamo un brano della trasmissione e poi facciamo il punto.
A febbraio del 2009 il signor Luigi Martinelli viene ricoverato nella casa di cura Sant'Anna di Pomezia per essere sottoposto ad un intervento di ernioplastica bilaterale. Muore il 24 marzo del 2009. Qui con noi in studio, la ringrazio moltissimo per essere con noi, c'è la figlia Carla. Io prima di dare la parola a lei volevo capire insieme a lei, dottore, che cos'è un intervento di ernioplastica bilaterale, in modo che tutti capiamo che tipo di operazione è. Guardi, l'ernia è l'invaginazione di un viscere all'interno di un canale naturale. I canali naturali nella parte bassa dell'addome sono il canale femorale e il canale inguinale. Si ernia fondamentalmente un pezzo del colon, di molto si ernia il sigma, e come dire, che l'ernia sia bilaterale, ovvero dei trabilati, fa pensare ad un'ampia predisposizione costituzionale all'eviscerazione. Cioè, poi bisogna vedere la persona quanto è alta, quanto pesa, che lavoro ha fatto, se aveva delle preesistenze precedenti. Voglio dire, è possibile sempre attraverso un'attenta anamnesi capire quanto è a rischio quel soggetto, anche relativamente all'intervento chirurgico. Ma la tecnica chirurgica che dobbiamo considerare rischioso? Tutti gli interventi sono rischiosi, come il respirare. Anche quello è un evento, è come uscire di casa, come prendere la macchina. Il rischio nella medicina è sempre presente, l'errore umano è sempre presente, ma esistono metodi per restringerlo, abbatterlo, circoscriverlo. Nel caso dell'ernioplastia è un intervento comune, un intervento di routine, può essere fatto normalmente via laparoscopica, ovvero attraverso l'uso di delle ottiche e dei piccoli strumenti, che però prevedono che l'operatore abbia una buonissima manualità, perché esistono dei punti ciechi durante l'intervento, quelli in cui si estrae un pezzo chirurgico e si infila l'altro, e bisogna stare molto attenti alla manipolazione del pezzo. Perché? Perché rispetto all'intervento tradizionale il chirurgo non usa le mani, che sono molto più morbide degli strumenti affilati che si usano nella laparoscopia. Carla, vorrei ripercorrere con lei questo mese di suo padre. Allora, subito dopo l'intervento, che cosa succede? Ma subito dopo l'intervento, appena riportato in stanza, mio padre, diciamo, dopo la prima mezz'oretta in cui si doveva riprendere dall'anestesia, era un po' così intontito, poi però ha riniziato a parlare, abbiamo scherzato, abbiamo riso. E io gli ho detto: papà, ci vediamo a casa. Lui mi ha detto: sì, tanto domani, dopodomani esco. Ho fatto: ma che stai dicendo? Tu, la tua ernia era di una certa importanza, era un'ernia ipermagna, quindi di una notevole grandezza. E mi ha fatto: sì, anche il signore di fronte alla mia stanza è uscito subito. Io l'ho salutato e ho detto: vabbè, ci vediamo a casa. Andiamo a casa, lui non ha voluto neanche la notte perché effettivamente si sentiva bene, abbastanza tranquillo. Torniamo tutti a casa, la notte invece mio padre si sente male, gli viene da rimettere, non si sente affatto bene, ha forti dolori addominali, al che chiama mia mamma la mattina, il più vicino era mio fratello va e parla con un dottore presente al momento, il quale gli dice che avendo subito due anestesie, mentre mio padre doveva fare solamente un'anestesia parziale, non so se la spinale, la lombare, invece si erano accorti che tossiva troppo, ma già questo per me è un fatto un po' strano, visto che mio padre è stato ricoverato addirittura il venerdì della settimana precedente e l'intervento era stato rimandato perché non avevano avuto tempo, quindi sapevano che lui tossiva molto abbondantemente. Diceva: va bene, mettiamo un sondino nasogastrico per aiutare l'intestino a riprendersi, perché con le anestesie la prima cosa che si blocca è l'intestino, forse questo intestino non si è ripreso bene, aiutiamolo con questo. Io chiamo mio padre il pomeriggio, che abito abbastanza distante da Pomezia, lo chiamo e lo sento affaticato. E gli dico: papà, come ti senti? Insomma, è così, mi hanno fatto una flebo, forse mi sento meglio, però io lo sentivo che parlava affaticato. Sono fatta passare mia madre mi ha detto, dice, ma non è proprio, c'è anche un po' paonazzo in volto. Al che passa, mia madre fa la notte il giovedì, passa il dottore, il pomeriggio
mio fratello va a parlare con il dottore e gli viene fatta una lastra a mio padre. E il dottore si è lamentato che mio padre non ce la faceva a tenersi in piedi da solo, che l'aveva dovuto sostenere lui, che quindi si era preso i raggi X della macchina. E disse a mia madre: signora, suo marito si deve tirare su, si deve tirare su, si deve smaltire questa anestesia. A che mia madre va da mio padre, dice: Luigi, dai, tirati su, cerca di reagire. Mio padre dice: io ho male qui. Lui non gli faceva male dove era stata fatta l'addominoplastica, gli faceva male qui, aveva forti dolori addominali. Al che il venerdì mio padre fa fatica a respirare, è paonazzo, non connette più, non riconosceva le persone, faceva dei gesti come se stesse lavorando, non era in sé. Anche all'orario di visita tutti i parenti l'hanno visto e siamo andati più volte sia all'infermeria, dal dottore che c'era di guardia. E l'ultima risposta che ci hanno dato alle 7 del venerdì sera è stata: il dottore ha detto che va bene così, tutto a posto. Alle 10 mio padre è entrato in coma. Ci fermiamo un attimo. Dottore, dolori addominali, difficoltà respiratorie, perché? Ma guardi, il primo problema quando si fa un intervento che coinvolge comunque le strutture intestinali è la ricanalizzazione dell'intestino, cioè la riapertura dell'alveo alle feci del gas, cioè il fatto che l'intestino riprenda le sue naturali funzioni. Primo elemento da tenere d'occhio. Si tiene d'occhio osservando feci urine e ascoltando il paziente con lo sfonendoscopio e attraverso la percussione addominale manuale. Alcuni elementi sono sempre critici in qualsiasi intervento: la comparsa di un disturbo respiratorio, il fatto che la persona potesse avere una bronchite cronica o meno, una modificazione della normale respirazione va sempre vista come un elemento di attenzione che porta a riconsiderare la clinica del paziente nel suo insieme, perché dietro questo deficit respiratorio può esserci uno stato iniziale di shock, ovvero un'alterazione dei flussi vascolari e un'alterazione dei flussi cellulari all'interno dell'organismo. Questo andava visto all'istante. Fatta la radiografia, che può mostrare o meno un'alterazione dei livelli idroerei, cioè come stanno i livelli dell'acqua e dei gas all'interno dell'intestino, deve far subito supporre alla presenza di un addome acuto, che è un quadro di sofferenza addominale, che va diversamente diagnosticato attraverso un metodo, quello semplice empirico della diagnosi differenziale, toglie di mezzo tutte le possibili ipotesi. Poiché si è fatto senz'altro una chirurgia dell'addome basso, bisogna sospettare immediatamente che ci sia una lesione possibile delle parti più basse dell'intestino. Basta spesso l'esplorazione rettale per osservare, o una semplice colonoscopia per osservare se c'è una lesione di integrità. In questo caso c'era una lesione del sigma che ha dato una peritonite e da lì tutto il resto. Andiamo per gradi. Suo padre entrò in coma, che cosa fa all'ospedale? Allora, quando io il venerdì non l'avevo sentito in sé, comunque non ero tranquilla, io il venerdì sera sono tornata a casa, nelle vicinanze della clinica, sono arrivata a casa alle 11:30, a mezzanotte meno un quarto mia mamma mi disse, dice: Carla, guarda, papà ha avuto delle complicazioni, però era tranquilla perché lei era stata fatta uscire dalla stanza quando mio padre ha cominciato a non rispondere. Era stata tranquillizzata dai medici. Perché mio padre non aveva iniziato a non rispondere più a mia madre, non le rispondeva più, lei ha chiamato l'infermiera e dopodiché è scattata l'emergenza, però è stata allontanata dalla stanza. E era stata avvisata che mio padre sarebbe stato trasferito in un'altra struttura. Mia madre era piuttosto tranquilla, le ho detto: ma vuoi che vengo? Dice: no, quando arriviamo io ti faccio sapere dove hanno portato papà. E lo portano? Anche il nulla fino alle 2:15, io arrivo in ospedale e trovo mio padre con un tubicino dell'ossigeno che rantolava, con lo sguardo ormai che era bianco, e aspettavamo. Io mi sono girata perché io l'ho lasciato che parlava, sono girata verso la dottoressa che c'era in quel momento e ho detto: ma che sta succedendo? Sta morendo, perché noi non abbiamo, gli serve un respiratore meccanico. E voi non l'avete? Dice: no, purtroppo noi non l'abbiamo, serve una rianimazione d'urgenza. Al che abbiamo dovuto aspettare che si liberasse da qualche parte un posto in rianimazione. Ma prima di questo però noi era stato detto
che le difficoltà respiratorie di mio padre erano dovute al fatto che, avendo reinserito tutto l'intestino a posto, i polmoni si erano trovati compressi da questa nuova sistemazione e quindi lui respirava male per questo. Per cui poi dopo la mattina si è trovato questo posto di rianimazione, siamo andati di corsa al Santo Eugenio. La prima cosa che il dottore... Quindi viene portato al Santo Eugenio, dove viene fatta una laparotomia, è giusto? Sì, che cosa, due giorni. Che cosa dice questa, questo esame esplorativo? La laparotomia è un'incisione dell'addome ad ampio raggio, serve per esplorare i visceri all'interno con l'occhio diretto dell'operatore. Prima era la tecnica principale, successivamente è stata sostituita da tecniche a minor impatto. E la laparotomia mostrava, dai documenti che ho visto io, una peritonite stercoracea, ovvero una infiammazione del peritoneo dovuta alla dispersione di feci all'interno della cavità peritoneale. Insomma, cos'è successo? È successo che si è bucato, si è lesionato un tratto dell'intestino, e questo è stato misconosciuto e ha dato a questa peritonite. Il paziente si è scioccato, probabilmente non sono stati visti, io non conosco perfettamente i dati, quindi anche l'idea che si possa fare chirurgia senza avere una terapia subintensiva, o si possa avere un TAC senza avere un respiratore, mi sembra un po', diciamo, vanno analizzate le questioni. Io mi permetto solo da questo caso di trarre un suggerimento. Bisogna che tutte le strutture ospedaliere, come dice, si mettano, e tutti i reparti, si mettano una mano sulla coscienza, come dire, e si rendano conto se sono in grado di agire al livello previsto dalla Costituzione di questo Stato e dagli standard che noi chiediamo. E questa era la puntata del 1° dicembre, un caso particolarmente eclatante, sembra, avvocato Lauri, sì. Che apre poi tutta una serie di questioni. Con lei però affrontiamo quella legale, a che punto è il caso? Ma qua insomma, i processi si fanno nelle sedi opportune, per cui non è opportuno in questa casa, anche per assenza di contraddittorio, entrare troppo nel merito. Diciamo un dato va rilevato, siamo sia sotto il profilo penale e civile, i procedimenti stanno andando avanti. Quello che io insomma, quello che emerge, che balza agli occhi, è una eccessiva chiusura anche da parte di altri soggetti che comunque entrano tradizionalmente nei procedimenti che riguardano responsabilità professionale medica, e mi riferisco chiaramente alle compagnie di assicurazione, che tengono un atteggiamento di chiusura nonostante l'evidenza di un caso del genere. Un intervento di ernia inguinale non può scaturire in uno squarcio di 7 cm del sigma. Il sigma peraltro è la parte terminale dell'intestino e quindi non è proprio interessata a quel tipo di interventi. In ogni caso, qualora, e non è prevista come complicazione, ma ove mai ci fosse una complicazione del genere, va riportato in sala operatoria e rioperato, cosa che non è avvenuta. Questo dovrebbe essere un procedimento già chiuso anche con le scuse da parte della struttura sanitaria. Ecco, questo non avviene anche, tra virgolette, su sollecitazione indiretta delle compagnie di assicurazione, che, non prendendo atto di quello che è un evidente errore, trascinano poi strutture sanitarie e medici in procedimenti evitabili, insomma, perché... Io ho notato che esistono due tipi di atteggiamenti da parte dei medici e anche delle assicurazioni. C'è chi appunto aspetta finché non è costretto a dire sì, ho sbagliato, e chi invece anticipa e con senso di responsabilità poi affronta l'errore. Il senso di responsabilità, a mio avviso, l'ha avuto il San Camillo Forlanini. Sì. Abbiamo avuto nostro ospite in studio Paolo Oliva, il direttore di medicina legale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. Lui è stato chiamato in causa per un presunto, anche qui utilizzo questo termine, errore medico. Si tratta del caso della signora Annunziata Piras. Ne abbiamo parlato nella puntata del 19 gennaio. In studio avevamo il figlio Andrea Moretti e sempre presente il medico legale, vostro consulente di Osservatorio Sanità, Nicandro Bucci. In quell'occasione c'era Luca Orlando, presidente della commissione d'inchiesta sugli errori medici. Vediamo. Il
10 marzo del 2008 la signora Annunziata Piras va a farsi controllare un neosospetto, va negli ambulatori dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. A raccontarci quello che è accaduto c'è il figlio Andrea. Buonasera Andrea, grazie per essere qui e per avere Buonasera. La voglia e il coraggio di raccontare quello che è successo. A lei. E niente, appunto questo neo era sostanzialmente un neo non molto piccolo, quindi giustamente mia madre ha ben pensato di fare un controllo dermatologico e come primo controllo appunto al San Camillo gli viene riconosciuto una presunta verruca che poi successivamente viene trattata al laser nel mese di luglio. E diciamo dall'autunno successivo, dopo l'estate, cominciano a sorgere i problemi legati a questo neo che non rispondeva più come una verruca, ma in realtà era già un tumore. E a gennaio purtroppo la conferma all'ospedale IDI, dove viene appunto diagnosticato questo melanoma allo stadio avanzato, appunto lo possiamo vedere. E niente, sostanzialmente poi iniziano vari cicli di chemioterapie e poi per finire poi a settembre iniziare la cura del dolore senza nessun tipo di speranza e per spegnersi poi a novembre, insomma. In tutto ciò poi ovviamente aggiungiamo anche la malattia di mio padre in successione della malattia di mia madre, perché diciamo vista la situazione abbastanza critica, un semplicissimo, anche se possiamo non chiamarlo così, semplicissimo tumore al polmone è diventato letale anche per lui, proprio a conseguenza di questo, insomma, della malattia di mia madre. E quindi, insomma, sa com'è, dal 2008 adesso perdere due genitori per un errore? Potrebbe essere, è quel potrebbe che non è accettabile secondo me nel 2010 o nel 2008, insomma. A parlarci del punto di vista dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini c'è il dottor Paolo Oliva e la ringrazio molto per essere qui, ci ha raggiunto nei nostri studi il direttore di medicina legale dell'azienda ospedaliera. A lei. Allora, intanto grazie a nome dell'azienda per il cortese invito che ci è stato fatto. Ovviamente, come ha detto l'avvocato, c'è un procedimento penale in corso, per cui molte cose non possono essere dette perché siamo legati ovviamente dal segreto istruttorio. Per cui io posso intanto esprimere il mio personale rammarico e anche il rammarico dell'azienda per quello che è successo al signor Moretti Andrea, rassicurandolo. Con lui questa sera c'è anche il fratello, però ha preferito non comparire davanti alla telecamera. Perfetto, e quindi chiaramente il mio pensiero è stesso ovviamente anche al fratello del signor Andrea Moretti. Ovviamente l'azienda è un attimino per quanto riguarda l'aspetto penale, l'azienda è in una fase di stand by, ovvero sia in attesa che venga deciso, venga portato a termine il risultato di queste indagini e il giudice emetta un parere per quanto riguarda un'eventuale responsabilità, perché qua oltre a parlare di un presunto, come giustamente e correttamente diceva lei, oltre a parlare di un presunto errore, poi dobbiamo poi vedere se all'errore non è legato a una responsabilità. Quindi noi siamo in attesa, in ambito penale, di vedere se esiste o non esiste una responsabilità. Chiaramente per quanto riguarda l'aspetto civile, l'avvocato con me personalmente ha sfondato una porta aperta, perché io personalmente penso che quando si verifica un errore, per cui, e non parlo in generale, mi riferisco ovviamente allo specifico caso, perché ripeto deve essere ancora vagliato dalla magistratura, quindi parlo in generale, quando si verifica un errore in ambito civile noi siamo disponibilissimi ad affrontare il problema
congiuntamente e o disgiuntamente dalla compagnia di assicurazione che ci copre da un punto di vista assicurativo in ambito civilistico. Cosa vuol dire congiuntamente e o disgiuntamente? A volte esaminiamo i casi direttamente insieme al consulente dell'assicurazione, quindi il consulente dell'assicurazione ed io esaminiamo congiuntamente il caso, visitiamo congiuntamente o disgiuntamente il paziente interessato, eventualmente anche con l'assistenza del medico legale in rappresentanza della persona offesa, e dopodiché esprimiamo la nostra valutazione. A volte ciò succede anche in un modo disgiunto, ovvero sia il paziente viene visto direttamente dal fiduciario della compagnia e poi successivamente io vedo il caso in un modo successivo per esprimere un accordo o un disaccordo, che può essere un disaccordo anche in positivo, ovvero sia può essere che il medico di compagnia dice io non vedo responsabilità, io invece la vedo o viceversa. Io ritengo che in realtà i pazienti avrebbero, anzi se mi permette, hanno il diritto che questi casi vengano risolti il più rapidamente possibile. Ecco, a volte, purtroppo, la vostra azienda è forse una delle più grandi in Italia, qual è la media dei tempi? Guardi, la media dei tempi non gliela posso dare con esattezza, perché dipende ovviamente dal tipo di caso. Se è un caso particolarmente complesso, i tempi possono essere molto lunghi. Se è un caso semplice, i tempi possono essere anche rapidissimi. E quindi purtroppo non posso darle una media di tempo. Il dottor Oliva è stato l'unico tra le tante persone che ho chiamato, invitato via fax, tra aziende ospedaliere, medici, assicurazioni, a metterci la faccia, a venire personalmente in studio. Una persona seria, mi permetto di dire. Una persona seria e devo dire coerente con quello che abbiamo appena sentito, perché in effetti poi il prosieguo è andato esattamente come dice lui, o meglio, stiamo, mi auguro, alle fasi conclusive sotto un profilo civilistico. Il dottor Oliva ha correttamente distinto tra aspetti penalistici e aspetti civilistici, laddove il primo aspetto riguarda appunto responsabilità personali con una serie di valutazioni e di oneri probatori più complessi, se vogliamo, rispetto all'aspetto civilistico che appunto riguarda solo i fini risarcitori. È stato coerente nel senso che c'è stata una identità di vedute, diciamo, tra lui come medico legale dell'ospedale e i medici legali delle assicurazioni. Siamo in attesa di definire questa vicenda appunto sotto un profilo risarcitorio, poi l'azione penale seguirà il suo corso, ripeto, indipendentemente dalla presenza o meno di parti civili sarà il PM eventualmente, diciamo, a portare avanti l'azione penale. Ci fermiamo, un momento di pausa, poi parliamo di altri casi.